Il 2024 sarà un anno ricco di appuntamenti elettorali. In Abruzzo si comincerà con le regionali di marzo per andare avanti con le amministrative e le europee di giugno. È in questo clima di campagna elettorale anticipata che si inquadra anche il congresso provinciale di Forza Italia a Pescara. Nella sala Flaiano dell'Aurum, ad accogliere il senatore Maurizio Gasparri, capogruppo di Forza Italia al Senato, c'erano tra gli altri il coordinatore provinciale e presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, che ha introdotto i lavori del congresso, ricordando gli obiettivi raggiunti da Forza Italia a livello regionale e locale in un momento storico complicato dalla scomparsa del leader Silvio Berlusconi, come sottolineato anche dal senatore Gasparri. Forza Italia darà un contributo importante al successo del centrodestra. Come avete visto, negli ultimi mesi in Abruzzo abbiamo registrato adesioni, nuove presenze che hanno rinforzato un partito che già aveva ed ha un ottimo radicamento. La stagione congressuale che stiamo svolgendo in tutta Italia e che vede in queste ore le assemblee abruzzesi darà anche un'ulteriore spinta partecipativa, organizzativa per elezioni ormai imminenti e contiamo certamente di avere un risultato a doppia cifra che ci renda essenziali, come siamo stati in questi 5 anni, nell'azione di buon governo della Regione Abruzzo insieme al Presidente Marsilio. La stagione culmina quest'anno con le elezioni europee il 9 giugno, che peraltro saranno in molte città, compresa Pescara dove ci troviamo, elezioni comunali. Quindi è una stagione impegnativa che Forza Italia vive senza il suo leader, ma proprio nella consapevolezza che a lui dobbiamo la dimostrazione che stiamo dando, secondo me, di un movimento che non si è dissolto perché non c'è Berlusconi, ma che nel nome di Berlusconi sarà presente in tutta Italia, avrà sindaci, assessori. Questa è la scommessa importante. I lavori del congresso sono stati aperti dal videomessaggio di Antonio Tajani, vicepresidente del Consiglio dei Ministri e ministro degli Esteri. Tra i presenti anche il coordinatore regionale di Forza Italia, il deputato Nazario Pagano, e il sindaco di Pescara, Carlo Masci, che nel capoluogo adriatico punta al secondo mandato. Carlo Masci lo conosco da molti anni, c'è una persona molto seria, ben operato, e poi con l'azione di Pagano, con l'azione poi di Lorenzo Sospiri, che guida il partito in questo territorio. Forza Italia a Pescara da tempo dice la sua con il centrodestra e sono certo che anche dal congresso emergerà questa qualità propositiva. E sui malumori della maggioranza nel comune dell'Aquila, il senatore Gasparri ha dichiarato che c'è un problema di equilibri di giunta, non sono cose epocali, però Forza Italia rivendica comunque lo spazio che ci spetta in base alla nostra consistenza democratica, però come tutte le cose saranno affrontate e risolte dai coordinatori regionali e provinciali.